Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come armare in maniera sicura i quad FPV. Solitamente per armare e disarmare i nostri quad impostiamo una switch sulla radio. Questo perché per motivi di sicurezza è fondamentale poter disarmare il quad in maniera semplice e immediata. Quando attiviamo la switch i motori si armano, cioè iniziano a girare e siamo pronti per il volo. Quando disattiviamo la switch i motori smettono immediatamente di girare. Quando si usa un drone FPV bisogna prestare la massima attenzione, perché il minimo errore può farci del male. Per aumentare la sicurezza ed evitare di armare il quad in maniera accidentale, Betaflight ci mette a disposizione la funzione Pre-Arm. Sulla Taranis possiamo impostare la switch A per il comando Arm e la switch temporanea per il comando Pre-Arm. Sulla FlySky, anche se non abbiamo una switch temporanea, possiamo impostare ugualmente il pre-arm. In questo caso usiamo una switch normale. Vediamo i passaggi da fare su Betaflight. Andiamo nel tab Mode. Per prima cosa abilitiamo la funzione Arm. Clicchiamo Add Range e scegliamo l'AUX relativa alla switch che vogliamo usare. Io scelgo l'AUX 1, che nella mia configurazione corrisponde alla switch A. Se usiamo una switch a tre posizioni e vogliamo che il quad si armi quando è nella posizione centrale, facciamo in modo che la barra arancione sia nella posizione centrale. Se invece vogliamo che si armi quando è nella terza posizione o stiamo usando una switch a due posizioni, spostiamo la barra tutta a destra. Ora attiviamo la funzione Pre-Arm. Clicchiamo su Add Range. Scegliamo l'AUX relativo alla switch che vogliamo usare, nel mio caso l'AUX 5. Se utilizzate una switch temporanea della Taranis o una switch a due posizioni della FlySky, portate la barra tutta a destra. Perfetto, su Betaflight abbiamo impostato tutto, non ci rimane che salvare. Ora proviamo ad armare. Come vedete, utilizzando la switch per l'arm, i motori non si avviano. Questo perché è necessario attivare anche il pre-arm. Per disarmare invece basta solo una switch come al solito. Grazie al pre-arm siamo più sicuri da eventuali armi accidentali, anche se come abbiamo detto quando utilizziamo un mini quad dobbiamo sempre prestare la massima attenzione. Questo era il mio tutorial su come settare il comando pre-arm. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.